Edo, allora, se ti avessero detto alla 23esima che la seconda parte di questo inizio di stagione l'avresti vissuta da protagonista, cioè avresti perduto l'inizio, ci credevi di trovare posto in stabile, fisso in questa squadra? No, alla fine non lo credevo neanche io, però con il lavoro e con l'impegno le cose si raggiungono. Non era facile per l'annata dell'anno scorso, però noi soprattutto giovani e l'ossatura che è rimasta l'anno scorso ci siamo cresciuti con questo fatto, ci ha fortificato e ci ha reso magari quello che siamo quest'anno. Quindi il fatto anche comunque che questa sia una squadra prettamente giovane ha aiutato i giovani stessi ad inserirsi in un modo diverso ma anche in un modo efficace, perché comunque la resa è decisamente buona. Certo, ci aiutiamo tutti, noi giovani, ma anche quelli grandi, sia Andrea, Michele, Paolo, Giovanni, cioè, loro sono insegnanti per noi e ci aiutano ogni giorno. Brescia che ha acquistato dal mercato l'unico fino adesso Calabresi per sostituire, insomma, alla fine diciamo sì, c'è la necessità, ma questo Lancini può tranquillamente giocare da titolare. No, alla fine nessuno in questa squadra si sente il posto sicuro, ci sono sempre ballottaggi, come è giusto, ed è il bene per la squadra. Nessuno si sente sicuro di giocare. Come Arturo, secondo me, è molto bravo, e ce la giocheremo. Il mister è un mister che cura particolarmente l'aspetto difensivo, è molto preciso anche nel mezzo metro più, mezzo metro in meno, vedo gli allenamenti che il movimento della linea difensiva deve essere perfetta. Siete riusciti a trovare questi automatismi, avete fatto fatica, ma adesso mi sembra che siete riusciti ad arrivare a un punto di montà di reparto buono. Sì. Trovate fatica a seguire questo No, tipo di... mister, all'inizio dell'anno non era, cioè, facilissimo perché io sinceramente gli anni scorsi non avevo quasi mai lavorato come col mister di adesso. E lui mi ha aiutato molto, mi sono trovato meglio su tanti aspetti e penso di essere migliorato su questo fatto. Grazie molto al mister, al suo staff e a quelli che ci aiutano ogni giorno. Un po' di rabbia per la sconfitta di Salerno, te la sei trascinata durante la settimana. So che è successo qualcosa col mister lunedì, ci puoi raccontare che è successo in particolare? Eri un po' arrabbiato. No, sono state cose di campo, alla fine è finita lì e abbiamo risolto subito. C'è un po' di amarezza, eri un po' arrabbiato comunque per la partita di Salerno, ancora? Cioè, di sicuro non sono felice, è una sconfitta, però alla fine dobbiamo pensare a Livorno e pensare a quei giorni che abbiamo passato dopo la sconfitta e di non provarli più. Qualcuno ha detto, le classiche voci che escono, che sono tremati i muri con Boscaglia che si è fatto sentire. È stato davvero così? Cioè il mister si è fatto sentire dopo questa sconfitta? Vabbè, mister è normale, come penso tutti gli allenatori, dopo una sconfitta è giusto che esprimano i propri giocatori. Ma c'è stato un problema soprattutto mentale a Salerno? Cioè noi abbiamo visto una partita che Brescia non è stato sotto sul succube della Salernitana fino a quel punto, alla fine dei conti nel primo tempo la Salernitana ha fatto forse neanche un tiro in porta, ma il gol l'ha fatto che gliel'abbiamo fatto fare noi. Ma c'è stato proprio un problema di approccio secondo te? Un problema forse di un sentirsi più bravi in questa occasione o di dire ok mi basta giocare all'80% perché comunque ce la facciamo? Cioè è proprio stato un problema d'approccio a questa partita più che un problema tecnico-tattico? Secondo me sì, non è stato un problema, alla fine non si è visto questa superiorità della Salernitana, però alla fine certe partite magari a pari livello tattico, cioè, la differenza la fa l'atteggiamento, la voglia di vincere, che magari questa partita non è che ci è mancato, però ce l'avevamo di meno rispetto alle altre, però subito da Livorno ci rifaremo. Nell'ultimo periodo si parla di tanti rinnovi, quello di Mister, quello di Geico. Tu come sei dal punto di vista contrattuale? Sei a posto? Sì, ancora 2 anni, Quindi sei legato comunque al cercheremo. Brescia. Sì, adesso Da bresciano la senti particolarmente Brescia-Livorno? Visto che è una delle partite, parte dei derby, è forse la io più sentita degli ultimi anni. sinceramente, quando non giocavo ancora in prima squadra,
visto i playoff, tante partite, e mi ricordo la rabbia che c'era di questa partita, fare sconfitte con Livorno, però insomma, alla fine per noi è una partita come le altre, e affronteremo come tutte le altre. Non sarà una partita facile, Livorno è tornato Panucci, comunque una squadra che partita con certe condizioni si trova lì in fondo, un po' come la Salernitana, però giocatori buoni in questa squadra ci sono. Insomma. Sì, è una buonissima squadra, come all'inizio ha fatto vedere, dopo è normale, è ogni squadra ha le proprie difficoltà, però non è facile. C'è qualcuno, qualche difensore a cui tu fai riferimento, visto che sei ancora comunque un ragazzo giovane, per tipo di gioco, ma che ti piace, non dico che ti ispiri, ma comunque che ti piace, che fa il tuo ruolo in Italia? A me piaceva molto Materazzi, quando giocavo, cioè, secondo me era fortissimo. Poi il giorno d'oggi, alla fine, io non è che mi ispiro a nessuno, perché voglio che sia io stesso. Magari. Ma che ti piace come gioca, magari invece il giorno d'oggi, in quel ruolo lì, nel tuo? Chiellini, secondo me, è molto criticato, ma secondo me è molto bravo. Uno contro uno. Tra l'altro, parlato di due giocatori a cui piace spessissimo andare in avanti sui calci d'angolo, i gol hanno fatti parecchio, soprattutto Materazzi. Comunque tu l'hai sfiorato con il Cesena di testa. Dovrei migliorare su questo lato. Però prima penso a difendere, dopo c'era poi l'obiettivo. Quindi dopo un primo tempo così con il Cesena, mi ha impedito di fare la gara, che non lo mette in difficoltà, dopo la cosa che era sfiorato. Sei d'accordo che con uno può essere pianificatrice veramente di una partita, c'è un po' la partita spaziata, anche se è chiaro una partita in mezzo, una partita in crisi, però dopo che tipo di conoscenza di questo sicuramente poco bene da fare, no? Forse la partita che dice che è davvero questo. Penso che dobbiamo tornare alla squadra che eravamo prima della sosta. E sabato lo dimostreremo. Posto. Grazie. Grazie.